del quale parlo io adesso, comincia il periodo pieno imperiale, comincia nel secondo secolo d.C. Secondo secolo d.C., che come ben sappiamo è un momento fondamentale per l'espansione del quartiere commerciale dell'antica Roma, perché appunto è il momento nel quale questo quartiere, impostato nella pietura sullaventina, raggiunge la sua massima espansione. Archeologicamente questo periodo è purtroppo poco noto e fondamentalmente fino adesso, fino allo scavo del mercato di Testaccio, le informazioni maggiori proprio sulla espansione del quartiere e su quelli che erano i limiti nel maggiore del momento dell'acme dell'economia romana sono legate allo studio del monte di Focci. Abbiamo già rilevato come appunto lo scavo del nuovo mercato di Testaccio è strettamente legato topograficamente proprio alla presenza del monte. Dal punto di vista urbanistico, questo vuol dire che nel momento in cui si pianta il monte Testaccio, quindi comincia a essere utilizzata la zona come discarica organizzata dello Stato romano, tutta la fascia meridionale della pianura deve aver subito una trasformazione che porta anche questa zona a essere da una parte urbanizzata e dall'altra ad avere una serie di servizi e una serie di edifici che potessero essere appunto legati proprio a questo problema dello smaltimento delle anfore. Questa risistemazione urbanistica è visibile, era fondamentalmente diciamo nota solo ed esclusivamente da deduzioni. Invece, dallo scavo del nuovo mercato di Testaccio sono venute alla luce una serie di strutture, tutte databili nel momento della fondazione, proprio appunto all'inizio, ai primi decenni del secondo secolo, che quindi sono cronologicamente coerenti all'inizio della discarica del monte. In questo momento noi vediamo che rispetto ai periodi precedenti c'è una trasformazione non solo da un punto di vista edilizio, ma anche e soprattutto da un punto di vista di livelli di calpestio. Quindi, come appunto dicevamo, questa trasformazione urbanistica che era prima solo intuita, adesso è chiaramente visibile proprio nello scavo. Si sono appunto individuati tre grandi edifici. Il primo scavato solo in una piccolissima parte, il cosiddetto edificio meridionale, un altro grande complesso realizzato con pilastri, detto complesso orientale, e un altro complesso adesso parallelo, complesso occidentale. Rapidamente, appunto, l'edificio meridionale ha portato alla luce in realtà molto poco, come potete vedere da questa immagine. Si tratta fondamentalmente di due muri che formano, facenti parte chiaramente di un unico ambiente, e di una vasca realizzata in cementizio. Non si sono conservati i piani pavimentali relativi alla fase di vita di questa struttura, quindi alla fase del secondo secolo d.C. I muri, non conservati, sono realizzati con una bella tecnica mista, con una fondazione in cementizio, e da notare anche la presenza di rinforzi in tufelli agli angoli. La vasca è invece realizzata in opera cementizia e va rilevato che il fondo della vasca, che è coperto da un bel cocciopesto, è in realtà l'unico punto dove noi abbiamo un piano originario conservato per questo periodo. Il complesso orientale invece è stato indagato su una superficie molto ampia, però purtroppo anche qui il livello di conservazione è scarso, in questo caso fondamentalmente nello spessore. Infatti profondissime radature intervenute nei secoli successivi hanno lasciato solo labili tracce e solamente a livello di fondazioni. Se accentuiamo appunto il lungo muro di limite occidentale del complesso che appunto si è conservato innalzato. Questo muro è fondamentale perché esso rappresenta la divisione fondamentalmente fra questo complesso orientale e quello suo gemello, cronologicamente parlando, dall'altra parte, il complesso occidentale. Questo dato è importantissimo
tantissimo, specialmente quando lo andiamo a confrontare con quanto abbiamo visto nella fase precedente, cioè c'è sempre una divisione topografica fra queste due zone che rimane costante. L'edificio si imposta su una serie di colmate che distruggono gli apprezzamenti di anfore che abbiamo visto prima. Purtroppo, come vi dicevo prima, le ratature sono profondissime, quindi anche i livelli di colmata sono molto difficili da riconoscere, e ancora più difficili da riconoscere sono le fondazioni relative a questo complesso di età medio imperiale che vengono tagliate in questi livelli. Comunque è stato possibile riconoscere una serie appunto di pilastri allineati che sono paralleli a un altro muro che è a sua volta parallelo proprio al muro di limite occidentale del complesso. La struttura si completa poi con una serie di, nella struttura conservata, con una serie di piccoli tramezzi che in alcuni casi andavano a collegare i pilastri in cementizio. Come detto, gli alzati si sono conservati solo appunto in questo, nel muro del limite occidentale, un unico pilastro che ha conservato l'alzato e un piccolissimo frammento di alzato che si trova in questa zona. Per quanto appunto limitate le evidenze, comunque appunto quello che noi vediamo sono dei muri ancora una volta una bellissima tecnica mista con le fondazioni, questo naturalmente vedete in una fase avanzata dello scavo, con le fondazioni realizzate in cassaforma, fondazioni chiaramente in cementizio. Ora, questo dato è fondamentale, insieme all'unico pilastro che ha conservato parte dell'alzato, per poter definire quale fosse il piano di calpestio di questo edificio. Piano di calpestio che risulta essere circa un metro più alto rispetto a quello del periodo precedente. Il complesso occidentale, invece, è quello che si è conservato meglio. Si tratta in questo caso di un grande edificio organizzato intorno a una corte porticata, nella quale si sono conservati alcuni dei pilastri che sorreggevano appunto il portico. Su questa grande corte si aprono una serie di vani disposti su un'unica linea, su un'unica fila sul lato orientale e su quello meridionale, e invece su due file nella zona settentrionale. Da notare che sono su due file, però sono sfalsati, e questo è un dato fondamentale poi per la ricostruzione dell'edificio stesso. Abbiamo rinvenuto anche uno dei ingressi che si trovava sul limite settentrionale. Però in realtà di questo edificio, che come vedete anche in questo caso purtroppo è stato pesantemente rasato, la fase che forse si è conservata meglio è quella di costruzione. È stato infatti possibile riconoscere tutte le diverse fasi di cantiere che hanno portato alla realizzazione di questo edificio, e quindi in qualche modo hanno fatto parte proprio di questa trasformazione complessiva che ha subito la zona nella media imperiale. Infatti, in questo caso, a differenza di quanto abbiamo visto prima per l'edificio orientale, dove si colma prima di costruire, in questo caso il cantiere di costruzione si imposta direttamente sui piani che erano stati utilizzati nella fase precedente. Inoltre, anche la fogna che serviva l'edificio nel periodo primo imperiale continua a essere utilizzata totalmente o in parte proprio durante la fase di costruzione. È interessante notare che solamente le zone che sono interessate dalla costruzione di nuove strutture murarie, solamente in queste parti appunto la fase precedente scompare completamente. Nelle altre zone invece appunto rimane perfettamente visibile, in parte, come detto, riutilizzata. Infatti vengono sistemati dei piani, veri e propri piani di cantiere, dai quali si parte per la realizzazione delle fondazioni in cementizio, fondazioni in cementizio di tutti i
vani, nonché una lunga fondazione in cementizio che servirà poi a una sorta di catena che servirà poi a sorreggere dei blocchi, dei grossi blocchi di peperino che a loro volta sorreggeranno i pilastri del portico della corte. Una volta terminata questa operazione, si alzano dei muri in reticolato per un'altezza di circa 1,5 metri. La cosa estremamente interessante è che, come vi ho accennato all'inizio, anche in questo caso c'è un rialzamento dei piani, però il cantiere parte dai piani della fase precedente. E allora, per poter quindi colmare, una volta che sono già state costruite le fondazioni in cementizio, si realizzano questi muri che altro non sono che un secondo livello di fondazione, cioè questi poi saranno utilizzati come sorta di scatole che conterranno le colmate che permetteranno di rialzare il piano di calpestio del nuovo edificio. Ora, questo fatto naturalmente ha permesso la conservazione di una serie di elementi, direi quasi di vita comune giornaliera del cantiere antico, e quindi ci danno anche un'idea migliore, ci dà un'idea migliore anche di come si svolgeva il lavoro. E un esempio è proprio questo che vi mostriamo adesso. Si tratta, come vedete, appunto di una soglia in travertino riutilizzata, intorno alla quale ci sono una serie di scaglie di tufo da una parte e dall'altra di pubiglia. Era probabilmente una postazione utilizzata per lo sbozzo in situ dei cupidia che servivano per la costruzione. Una volta che viene costruito tutto, chiaramente questi non erano necessari e vengono coperti dalle colmate. Quindi, appunto, bisogna a questo punto colmare, sì, una volta appunto si è raggiunto 1,5 metri di altezza, dicevo appunto dei muri in reticolato, vengono sistemate una serie di rampe che permettono lo scarico della terra che risulta, che porterà a innalzare i piani. Per poter contenere ulteriormente all'interno della corte queste grandissime quantità di terra e di materiale, vengono scaricati altri materiali edilizi di riuso, come per esempio in questo caso sono parti di rocchi di colonne o anche in un caso di un capitello che vengono utilizzati proprio come contenimento. Vi faccio notare che in questa immagine si vede molto bene quello che dicevo prima, e cioè che le anfore della fase precedente in realtà vengono coperte solamente in questo momento, cioè durante la fase di costruzione, fino a che non è necessario utilizzare questa zona, le anfore rimangono ed è solamente così. Questo è il motivo per il quale si conservate così bene da questa parte. Le colmate, che appunto è stato possibile oltretutto seguire la dinamica delle colmate, vanno appunto dal centro della corte verso i muri e dai muri nella zona del portico direttamente verso la catena di fondazione del portico stesso. Sono estremamente ricche di materiale, sia ceramico che edile, di materiale vario, di questo poi vi parleranno i colleghi dopo, e quindi in qualche modo rappresentano un archivio fondamentale appunto per il tipo di materiale utilizzato nel periodo. I muri, una volta completati, praticamente dovevano avere più o meno questo aspetto: la fondazione in reticolato, che era stata coperta dalle colmate, e gli alzati, molto poco conservati purtroppo ancora una volta, che sono realizzati in opera vista. I muri hanno tutti uno spessore di 1,5 piedi, tranne i muri perimetrali, che invece hanno uno spessore di 2 piedi umani. La struttura complessiva quindi doveva avere più o meno questo aspetto, purtroppo.